che si corrono nell'avere una relazione con un narcisista che, diciamo, di fatto in qualche modo sfrutterà, cercherà di sfruttare la relazione con te. Quindi, intanto i legami tossici con i narcisisti, sono sicuramente un fenomeno complesso perché non sono difficili, non sono semplici da gestire, ma sicuramente dannoso e influenzano negativamente la vita di chi purtroppo, talvolta dovrebbe recitare però il mea culpa, si trova, diciamo, coinvolto in relazioni di questo genere, diciamo, con questa tipologia di persone, perché purtroppo i narcisisti ci marciano fondamentalmente, marciano sulla debolezza delle persone, ottenendo vantaggi da questo punto di vista. E quindi, diciamo, mentre la maggior parte, diciamo, delle persone si concentra sulla relazione, noi dobbiamo cercare di capire di cosa spinge il narcisista a cercare di mantenere questi legami? Perché se riusciamo a capire anche quali sono i suoi punti deboli, riusciremo a difenderci, insomma, capire quali trarre, che benefici può trarre un narcisista dalle relazioni tossiche. Intanto, teniamo presente che i narcisisti da una relazione tossica possono trovare un sollievo alle loro insicurezze, perché il narcisista necessita di costante ammirazione, è incapace di empatizzare con gli altri e nasconde profonde insicurezze e una bassa autostima dietro una maschera di arroganza e di superiorità, no? Quindi questo è un primo punto. Quindi da questa interazione il narcisista ne trae dei vantaggi perché trova un sollievo alle sue insicurezze, perché la vittima, diciamo, è purtroppo voi, in questo caso, li idealizzate, li ammirate, li lodate in modo esagerato, li lodate in modo esagerato. Io invece non lo faccio, ad esempio, io non lodo, perché io non vengo da lodi per lodarti, non vengo da Pesaro per pesarti, non vengo da Ascoli per ascoltarti, non vengo da Piacenza per piacerti, io vengo sempre da Chiavari. E quindi, il narcisista, e quindi io non lodo il narcisista e quindi non gli darò nessun beneficio da questo punto di vista. Invece, voi che venite da Lodi per lodare il narcisista, o venite anche da Lecco, voi, secondo me, venite sia da Lodi che da Lecco, e quindi, diciamo, avete date questo beneficio al narcisista, fondamentalmente, no? E io invece vengo da Chiavari e quindi non gli do questa cosa. E ovviamente dobbiamo tenere presente che un altro vantaggio che ha il narcisista è il controllo e il potere, no? Il narcisista trae beneficio, diciamo, dal legame tossico perché questo gli consente di esercitare un controllo assoluto, no? Sull'altro individuo. Questo senso di potere, di dominio può essere gratificante per il narcisista perché nutre il suo bisogno di sentirsi superiore, nutre il suo bisogno di controllare la situazione. Quindi tu, che sei vittima, cadrai in una spirale nella tela del ragno, una spirale di dipendenza emotiva. Inizierai a subire il dominio del narcisista, consentendogli a quest'ultimo di trattarti trattarti in una situazione, diciamo, in cui lui è dominante, il superiore, tu sei l'inferiore. Nel frattempo, ovviamente, vi ricordo di mettere un like, così diamo soddisfazione anche all'algoritmo di YouTube. Non vi costa niente, metto un like, è gratuito. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanella.
E se volete fare una piccola donazione, cliccate sul dollarino. Se volete abbonarvi, basta che andate in home page, tastina abbonati. E ovviamente seguitemi anche su tutti gli altri miei canali YouTube. Ricordo che ad esempio sul canale Massimo Taramasco con l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari del lunedì e del giovedì che secondo me sono interessanti. Quindi poi un'altra cosa è la gratificazione dell'ego, no? Le relazioni tossiche offrono al narcisista un'opportunità di soddisfare il proprio ego in modo esagerato, perché, diciamoci la verità, la dipendenza emotiva, la tua dipendenza emotiva e l'adorazione illimitata, perché molte malgascione o anche malgascioni adorano illimitatamente il narcisista, rafforzano la sua visione grandiosa della vita, no? Quindi danno un riflesso all'ego che diventa una fonte di soddisfazione immediata. È come il narcisista è come un tossico, diciamo. Il narcisista è come un tossico che ha bisogno fondamentalmente di sempre la sua dose di ammirazione, la sua dose di adorazione, quindi è un ego ipertrofico, diciamo così, che deve essere alimentato. E soltanto gli schiavi alimentano un narcisista, ma ricordiamoci sempre che è lo schiavo che crea il suo padrone. Salutiamo anche Sissi. Sissi o no, è lo schiavo sempre che crea il suo padrone. Per cui noi dobbiamo non essere schiavi. D'altra parte, le relazioni tossiche del narcisista sono anche un meccanismo di copertura per i narcisisti, cioè perché al di fuori della relazione il narcisista si presenta come un individuo affascinante, affabile, mentre all'interno della relazione rivela la sua natura manipolatrice e abusiva e abusante. Quindi di conseguenza tu che sarai vittima potresti essere l'unica a vedere il suo lato scuro, mentre il resto del mondo lo vede come, diciamo, carismatico, affascinante. Salutiamo anche Pink. Lo vede come carismatico, affascinante, intrigante, interessante. Per cui tu, salutiamo anche Roxy Rosa. Per cui tu resterai vinculata praticamente pesantemente, no? Da questo punto di vista, perché lui ti tratterà a merda, diciamo, quando da sola praticamente, e poi cercherà di esaltarti quando invece ci saranno altre persone, no? Per cui poi si crea questa sorta di doppio legame, no? Per cui tu, quando nel momento in cui tu ti allontanerai o cercherai di allontanarti dal narcisista, sarai vinculata, nel senso che tutti gli altri, talvolta anche i tuoi parenti, ti dicono: vabbè, ma è un così bravo ragazzo, è una così brava ragazza, ma è una così brava persona, secondo me tu non capisci, sei solo una stronza, sei solo... E quindi ho uno stronzo, perché quindi mutatis mutandis, no? E quindi tornerai a lodarlo, tornerai a gratificarlo, tornerai a, diciamo, adularlo, no? E ti sentirai vittima, ti autosentirai una merda fondamentalmente. E poi, quindi il narcisista ti utilizza come maschera sociale, ma poi diciamo che il narcisista, sebbene è disinteressato alle emozioni degli altri, la relazione tossica con te gli fornisce anche una fonte di gratificazione emotiva, perché i narcisisti hanno anche bisogno di gratificazioni emotive, perché tu potresti essere indotta dal narcisista stesso a soddisfare i suoi bisogni. Quindi continuando anche qua, questo ciclo di dipendenza per te diventerà una dinamica da codipendente, in cui il narcisista ottiene il sostegno, l'attenzione di cui hai bisogno. E tu ti senti necessaria, nonostante le palate di merda, nonostante le palate di merda che il narcisista ti darà fondamentalmente, perché poi sono palate di merda che ti arrivano fondamentalmente.
E poi ovviamente ci sono anche da tenere presente che ci sono anche i narcisisti maligni, no? O narcisisti perversi. Perché, diciamo, quello che ho detto, quindi l'adulazione, cioè il narcisista ha bisogno di adulazione, di essere lodato, e qua sull'essere lodato ti ricordo che non devi, devi far come me. Che non vengo da Lodi per lodarti, non vengo da Piacenza per piacerti, non vengo da Pesaro per pesarti, non vengo da Ascoli per ascoltarti, ma vengo da Chiavari, e quindi tu devi solo venire da Chiavari e sei a posto. Ma il narcisista quindi avrà bisogno delle lodi. Ha bisogno del controllo, perché ha bisogno di sentire il controllo della situazione, quindi tu sarei usato per dargli la possibilità di controllarti, per dargli la possibilità di manipolarti, ma poi ci sono i narcisisti maligni, e il narcisista maligno arriverà ad umiliarti perché trae piacere nell'umiliazione. Ecco, come soddisfa il narcisista maligno o il narcisista perverso, diciamo, o il narcisista perverso, come soddisfa il suo ego? È in modo maligno e perverso, perché altrimenti non si chiamerebbe maligno o perverso, no? Lo soddisfa attraverso l'umiliazione, attraverso il sadismo, attraverso, diciamo così, l'abuso. Cioè, il narcisista tenderà a umiliarti, tenderà a oltraggiare la tua dignità. Tutto questo semplicemente per soddisfare il suo ego, oppure tenderà ad abusarti, diciamo, talvolta anche, per così dire, anche fisicamente, insomma, da questo punto di vista. Perché, ci sono molte persone che stanno in relazioni tossiche dove ci sono violenze, talvolta anche fisiche, non solo psicologiche, per cui. Perché lì bisogna veramente uscire fuori da queste situazioni, perché altrimenti ne pagherai le conseguenze saranno sempre nefaste, le conseguenze saranno sempre dannose. Mai lasciare oltraggiare la tua dignità. Ovviamente questo tipo di narcisista, diciamo, cercherà il dominio, no? I narcisisti, soprattutto quelli maligni, cercano sempre di dimostrare la superiorità sugli altri, no? Si vogliono sentire come individui eccezionali e competenti in ogni aspetto della vita, no? Questo bisogno maligno di dominare gli altri è una strategia sicuramente per nascondere una profonda insicurezza, un senso di inadeguatezza. E questo poi andremo a vedere un po' più avanti in questo video, non lo farò tanto lungo, però. Cercherò di salutiamo anche Nadia. Non sarà tanto lungo, però cercherò lo stesso di penetrarvi, diciamo, brevemente, comunque con alcune informazioni interessanti da questo punto di vista. Anche se non sarà molto lungo, spero possa essere piacevole prenderlo per voi questo insegnamento. E quindi stavo dicendo, quali sono altre forme, no, di abuso che comunque tu devi renderti conto che sei in una relazione tossica? Allora, se ti fa sentire in colpa, allora adesso ti do, come dire, un decalogo, non so se è un decalogo, ma secondo me potrebbero essere anche più di 10 cose in cui devi mandare a fanculo rapidamente. Quindi il decalogo del vaffanculo. Quindi adesso sturati le orecchie, apri la bocca, chiudi gli occhi, come diceva Rocco Siffredi, e comunque il decalogo del vaffanculo quando ci sono tutte le situazioni in cui devi mandare a fanculo. Mi raccomando, non perderti il decalogo del vaffanculo, perché è molto molto importante. Capire esattamente quando deve scattare il vaffanculo, il vaffadei, che deve essere istituito, no? Deve essere, anzi, diciamo che 365 giorni all'anno può essere festeggiato il vaffadei, ogni volta che
ti trovi a avere a che fare con una relazione tossica fondamentalmente. Allora, ogni volta che ti fa sentire in colpa, mandalo a fanculo. Ogni volta che ti fa vergognare, mandalo a fanculo. Ogni volta che ti fa sentire inferiore, mandalo a fanculo. Altro che 10, ogni volta che ti fa sentire a disagio, mandalo a fanculo. Ogni volta che ti fa sentire ansioso, ansiosa, mandalo a fanculo. Ogni volta che è geloso, gelosa, mandalo a fanculo. Ogni volta che cerca di limitare la tua libertà, mandala a fanculo. Ovviamente, ogni volta che usa violenze fisiche, eccetera, minacce, eccetera, mandalo tre, a fanculo alla terza. Ogni volta che ti tradisce, mandala a fanculo. Ogni volta che ti mente, mandala a fanculo. Ogni volta che diciamo un comportamento distruttivo, mandala a fanculo. Ogni volta che cerca di isolarti, mandala a fanculo. Ogni volta che cerca di impedirti di fare le cose che ti piacciono, mandala a fanculo. Ogni volta che cerca di limitare le tue passioni, mandala a fanculo. Ogni volta che ti fa sentire inadeguato, inadeguato, mandala a fanculo. Ogni volta che si presenta con arroganza, mandala a fanculo. Ogni volta che si fa sentire che pensa di essere migliore degli altri, mandala a fanculo. E questo è, diciamo, penso di averne dette un po' di più di 10, non le ho contate, però salutiamo anche Arianna Righetti, penso di averne detto un po' più di 10, magari se qualcuno le ha contate. Quindi in sostanza, mandala a fanculo e poi, diciamo, si potrà vedere, però questo è un atto di coraggio che devi fare, no? Perché è evidente che se non fai quest'atto di coraggio, sarai tu che ti auto manderai a fanculo da sola. E questo è un punto fondamentale, no? Vi ho ascoltato in bus, non ho contato nemmeno io. Vabbè, poi magari qualcuno conterà. Però magari ve ne vengono in mente altre, no? Ovviamente da cui mandare a fanculo. L'importante è che queste condizioni siano soddisfatte. E ovviamente dobbiamo imparare a proteggerci, no? Dalle manipolazioni dei narcisisti. Per fare questo, dobbiamo essere consapevoli, no? Delle tattiche di manipolazione che usano. Ma anche la lusinga, quello che in gergo viene chiamata love bombing, ma anche tutto il resto, no? Minacce, colpe, quello che abbiamo detto. Evidentemente devi arrivare a impedirgli di controllarti in vari modi. D'altra parte, soprattutto di controllare le tue emozioni, le tue decisioni o le tue finanze, perché talvolta i narcisisti hanno anche un guadagno secondario da un punto di vista finanziario. Questo devi tenerlo presente, eh? Cioè il narcisista cerca anche di incularti finanziariamente. Non dobbiamo, e anzi, i narcisisti spesso cercano sempre di avere, a meno che non siano super ricchi loro, comunque cercano sempre di avere un vantaggio economico. Quindi cerca di riconoscerli subito. Allora, fai attenzione, perché quelli che si presentano subito con regali, ricchi premi e cotillon, poi dopo cercheranno di sfruttarti. Ma è vero anche il contrario. Questa è una tattica usata soprattutto dalle donne, no? Le scroccone. Io non so se le scroccone sono narcisiste o non sono narcisiste, ma non mi pongo neanche il dubbio. Se incontro una scroccona, fuori dai coglioni. Una che cerca, diciamo, di scroccare qualunque cosa, anche dalle piccole cose, no? Quella che cerca di scroccarti dalla cena, ma anche forse, che ne so, una bevuta in un locale, no? Ci sono quelle, offrimi da bere, perché non mi offri da bere? Ripeto, quando una ti dice, questo lo dico ai maschietti, ma vale anche per gli altri, se una ti dice offrimi da bere, guarda, fuori c'è la fontana, puoi andare ad abbeverarti, fuori dalla fontana puoi andare ad abbeverarti. Quindi evitate assolutamente di dare cibo
ho come dire, evitato assolutamente di dare cibo. Poi ci sono quelle che cercano di scroccarti tutto, no? Iniziano a raccontarti, come dire, delle cose interessanti, no? Iniziano a raccontarti delle storie strappalacrime, no? Che hanno, che ne so, i genitori malati che devono fare chissà quale intervento, che poi oggi in Italia, almeno perlomeno, anche tutti gli interventi, le cose sono tutte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma ti raccontano quella della rave e della fava per intortarti e farti, diciamo, come possiamo dire, esatto, fanno le piagnone affinché tu sganci fondamentalmente, no? Iniziano a inventarsi delle storie strappalacrime. Fate attenzione, perché il narcisista, soprattutto quello covert, diciamo, cerca di incularti in questo modo. Ma fate attenzione anche a quelli che invece sempre narcisisti sono, ti promettono l'affare del secolo, no? Perché qua ti vincolano anche qua. Cioè il narcisista che ti promette l'affare del secolo, ah, guarda, fai questa cosa, vedrai che guadagnerai un sacco di soldi. Qua vale sempre. Cioè ci sono persone talmente stupide. Ci sono persone talmente stupide che ci cascano. Beh, offrire da bere è normale se decido io di offrirlo quando e quando mi va, e non perché in qualche modo direttamente o indirettamente mi viene chiesto di offrire da bere a una persona. Perché ci sono, io oramai non vado più in nessun locale perché sono anziano, diciamo. Però mi raccontano delle persone che ci sono, non mi ricordo neanche, hanno anche un nome, queste donne. Sono le sushi, no, quelli che si scroccano il sushi. L'ha detto qualcuno, poi era andato a vedere, non mi ricordo come, o le dog, no, come si chiamano? Porca miseria, c'hanno proprio un nome, no? Queste scroccone da locale, diciamo, Dig Dollar, non lo so, adesso non mi ricordo, non so se c'è, ci sono quelle che scroccano il sushi, che hanno un nome, IT Sushing, non mi, sì, scroccano i sushi, nel senso che hanno un nome specifico, queste scroccone di sushi. Cerca la definizione, perché me l'hanno detto, sono quelle che si fanno offrire la cena a base di sushi, non so perché gli piacerà il sushi, non lo so, hanno un nome specifico e ti dicono, dai, offrimi un sushi, offrimi un sushi. Tu il sushi offri lo sfilatino di sushi, ma non offrirgli quello di pesce, cioè offrigli il tuo sushi se vuoi, ma non offrirgli altro sushi. Ah, Sniter sushi, come si chiamano? Sniter? Non so, l'aveva detto una ragazza, una donna, una malgasciona l'altra volta in chat. Che sono le scroccone di sushi nei locali, no? Non so, comunque Sniter sushi. Non è solo sushi, però sì, però era legata al sushi, insomma. Quelle che, insomma, vogliono. Perché tenete presente che queste qua, come dire, mangiano gratis praticamente, no? Se devi mangiare gratis, devi vai alla Caritas. Io non è che sono la Caritas o la Fate Bene Fratelli, no? Vai alla Caritas, vai alla Fate Bene Fratelli e mangi. Che cazzo vuoi da me? Perché queste si fanno offrire un sushi da uno, una pizza da un altro, che ne so, un tiramisù da qualcun altro, e alla fine della settimana hanno mangiato gratis praticamente, no? Hanno risolto il problema del vitto, l'alloggio magari lo scroccheranno in qualche altro modo, ma hanno risolto il problema del vitto. Comunque, fate attenzione, insomma, che sono piccole cose queste, però a cui prestare attenzione fondamentalmente. Ma anche i maschi, che invece magari gli uomini tendono a venire, come dice Arianna, a venire a casa tua, e quelli ti scroccano la cena che tu gli prepari, ti trombano. Si fanno la doccia gratis, quindi ti consumano anche l'acqua e il boiler per scaldare l'acqua. Si fanno la doccia gratis e poi se ne vanno. Magari ti lasciano anche qualche indumento da lavarli e da stirarli, già che ci sei, lava e stira,
E così diciamo fanno l'amplen, no? Fanno l'amplen. Sono piccole cose queste, ma sono dei segnali, diciamo, che dobbiamo prendere in considerazione, no? Dobbiamo prendere in considerazione perché fanno parte dello scrocco narcisistico fondamentalmente, no? Quindi ce n'è per il cane e per chi lo mena fondamentalmente, però comunque trovarsi di fronte a un narcisista deve permetterci, dobbiamo identificare quelli che sono i suoi punti deboli per abbatterlo, no? Quali sono i punti deboli del narcisista? Beh, allora, identificare i punti deboli del narcisista non è così neanche tanto difficile, anche perché sono sempre gli stessi, quindi tu devi andare a stappare la bottiglia di champagne dei punti deboli del narcisista, perché se gli stappi la bottiglia di champagne vai a sconquassare il meccanismo di difesa, no? Vai a diciamo, come possiamo dire, vai a sconquassare il meccanismo di difesa, vai a rovinare il meccanismo di difesa. Ah, sneaking, ah, sono due parole messe insieme, ah, sneaking e eating. Ah, brava Green, ma cosa vuol dire sneaking? Ah, due parole messe insieme, sneak e eating, credo, ma cosa vuol dire ah, snack. No, cosa vuol dire sneak e eating? Però eating è mangiare e sneaking cos'è? Scroccare? Scroccare l'eating, perché sneating. Sneating è che vuol dire? Se Green Apple, nella sua sapienza di lingua inglese, voi siete ignoranti. Non parlate neanche tanto bene l'italiano, ma abbiamo Green Apple che parla pure l'inglese. Meno male che qualcuno che sa l'inglese c'è. Io ho il mio avatar che parla l'inglese, quindi sneaking vuol dire fare qualcosa di nascosto un po' pervertivo. Ah, ok. Sneaking vuol dire fare qualcosa di nascosto un po' più furtivo. Ah, quindi diciamo intrufolarsi, quindi si intrufolano a cena e ti fottono la cena praticamente. Ho capito, quindi sneaking è. Ma la parola è sneaking in generale, no? Quindi, com'è, mi sono perso. Quindi è sneaking o sneak eating? Ah, ok, ho capito. Sneaking e lì è sneating. Ah. Sneaking e lì invece la parola totale sneaking, sneaking, vabbè. No, comunque, insomma, il senso è che praticamente mi sembra di aver capito sneaking, che significa ti scroccano la cena, insomma, si intrufolano la cena di nascosto e ti scroccano la cena. Quindi, comunque, vediamo quali sono i punti deboli del narcisista. Allora, quindi dovete amplificare i punti deboli del narcisista, dovete abbattere il meccanismo di difesa, dovete distruggere il meccanismo di difesa perché, diciamo, lo manderete in tilt. Tra l'altro tenete presente che il narcisista è un depresso nascosto, quindi se volete mandare in depressione il narcisista, e vi suggerisco di mandarli in depressione, diciamo, dovete amplificare i punti deboli. E quali sono i punti deboli in generale dei narcisisti? Beh, diciamo, le insicurezze fondamentalmente, perché nonostante la loro maschera di sicurezza e superiorità, sono insicuri. Quindi iniziate a indagare su situazioni o argomenti che li rendono particolarmente vulnerabili, perché questo vi potrà rivelare le loro paure nascoste, i loro punti deboli. Ad esempio, potrebbero sentirsi minacciati dal successo di qualcun altro, potrebbero pensare che c'è qualcun altro perché spesso sono paranoici, i narcisisti hanno meccanismi paranoidi, potrebbero pensare che c'è qualcun altro che, ad esempio, vuole togliergli il tuo affetto, potrebbero pensare, quindi temono gli antagonisti, sono gelosi, potrebbero pensare che c'è qualcun altro che se li vuole inculare. Potrebbero, quindi cerca di capire quali sono le sue parole. Tieni presente la regola che diceva anche, diciamo, nel bandito il campione,
Diceva anche De Gregori, no? Ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. Vizio nel senso di, diciamo, appunto, punto debole. Quindi ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E il narcisista sono molto viziosi da questo punto di vista. E quindi è molto importante per te scoprire quali sono i vizi, i punti deboli del narcisista, perché se li amplifichi, a differenza di altri che magari se ne sbattono i coglioni, il narcisista tenderà a entrare in stato depressivo. E quindi cerca di indagare su quali sono le sue paure. I narcisisti, ad esempio, potrebbero temere l'abbandono, potrebbero temere il rifiuto, potrebbero, diciamo, ci sono tante vulnerabilità, tante insicurezze. Il bravo, diciamo, la persona che sa gestire i narcisisti sa, bisogna imparare a mettere il sale sulle ferite del narcisista, se vogliamo, diciamo, intanto levarcelo dai coglioni, fondamentalmente. E ogni volta che, ottieni le cose, e poi te lo togli dal cazzo, fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale per riuscire a, come dire, a levarti dai coglioni i narcisisti. Questa è un po' la criptonite di Superman per il narcisista. Non fatevi invece impietosire, come dicevo prima, dai narcisisti covert, no? Perché il narcisista covert, soprattutto da un punto di vista finanziario, inizierà a piantare, diciamo, inizierà a piangere, no? Quando il narcisista inizia a piangere, che inizia a dire: ah, mi è capitato questo, ah, mi è capitato quello, mi è capitato quest'altro, tu digli cazzi tuoi, insomma, fondamentalmente sono problemi tuoi, puppazzateli perché a me non me ne frega assolutamente nulla di quello che dei tuoi problemi, delle tue situazioni.